Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, la migrazione italiana verso l'Australia divenne di massa. Si contano più di 200.000 italiani in arrivo. L'italiano diventa la seconda lingua più parlata dopo l'inglese. Nel corso del XX secolo, gli italiani sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese, in particolar modo le regioni del sud, per cercare fortuna altrove e iniziare una seconda vita. L'Australia era un paese lontanissimo, raggiungibile solo via mare dopo mesi di navigazione. Quindi una scelta difficile e quasi assurda. Ma i più coraggiosi o disperati, vedendo in questa terra desolata una possibilità di rinascita attraverso il lavoro e la fortuna, ecco come e soprattutto quando gli italiani sono diventati australiani. I primi italiani immigrati in Australia dopo la metà del 1800 erano principalmente i missionari, musicisti, artisti provenienti dalle regioni del nord e si insediarono soprattutto intorno alla città di Melbourne. Al primo censimento del 1881 risultavano quasi 2.000 cittadini italiani residenti in Australia, concentrati nel New South Wales e nello stato di Victoria. La maggior parte di questi erano minatori o taglialegna. Nel censimento australiano del 1911 si contavano quasi 7.000 cittadini nati in Italia, molti dei quali attratti anche dalla corsa all'oro vittoriana. Fu solo dopo il 1920 che il numero di italiani immigrati si fece più consistente, tanto che il censimento del 1921 registrava più di 8.000 residenti di nazionalità italiana. E nel periodo compreso tra il 1922 e il 1930 si contarono circa 30.000 nuovi arrivi dall'Italia. L'immigrazione si ridusse notevolmente durante la Seconda Guerra Mondiale, periodo durante il quale gli italiani d'Australia subirono grosse discriminazioni. Molti di loro vennero addirittura internati in campi di detenzione per quelli che erano considerati nemici di guerra, come italiani e tedeschi. In questi campi venivano impegnati soprattutto come contadini e come fattori. Più di 18.000 italiani vennero inviati nei campi di concentramento come prigionieri di guerra, insieme ai cosiddetti enemy aliens, ovvero coloro che erano detenuti per il semplice fatto di essere italiani. Dopo il 1942, gran parte di essi furono inseriti come lavoratori nelle fattorie. Molti prigionieri si fecero apprezzare per il loro lavoro molto duro, guadagnandosi così il giudizio favorevole dei loro boss australiani. Queste circostanze contribuirono a gettare le basi per un'accoglienza tranquilla durante i successivi anni di immigrazione italiana in Australia. Il parere dei locali, infatti, gradualmente cambiò, con un crescente apprezzamento del contributo italiano allo sviluppo economico australiano, mentre gli stessi italiani iniziarono a distaccarsi dalla propria patria a causa di un sentimento negativo verso i fatti accaduti durante la guerra. Così avvenne un fenomeno di inserimento e naturalizzazione dei nuovi italo-australiani. Alla fine del 1947, solo il 21% degli italiani residenti in Australia non erano naturalizzati. Molti di coloro che vennero naturalizzati alla fine del 1940 lo fecero per fugare il sospetto causato dalla guerra. Bory scrisse nella sua opera fondamentale sull'assimilazione di italiani e tedeschi in Australia, scrisse: la naturalizzazione era l'ovvio primo passo verso la loro riabilitazione.
La guerra aveva anche rotto molti dei legami con l'Italia e in aggiunta era comunque difficile poter tornare indietro con il trasporto via mare. Tuttavia, mentre l'atto di naturalizzazione fu un passo irrevocabile che a sua volta fornì un incentivo a diventare socialmente e culturalmente integrati, le indagini sul campo mostrano chiaramente che gli italiani mantennero molte delle loro usanze, in particolare all'interno del cerchio di casa, che rimaneva non australiano e naturalizzati o meno, non erano ancora totalmente accettati dagli australiani. Al contrario, dopo l'esperienza della guerra, il governo australiano intraprese la campagna Populate or Perish, popolare o perire, finalizzata a aumentare la popolazione del paese per ragioni economiche e di importanza strategica e militare. Il dibattito sull'immigrazione nel dopoguerra in Australia assunse una nuova dimensione con la politica ufficiale che provocò un significativo aumento del numero e della diversità degli immigrati e di trovare un posto per chi arrivava da un'Europa stanca e lacerata. La guerra aveva provocato un cambiamento di modelli di immigrazione, accrescendo la necessità di inserire un gran numero di persone che non potevano tornare al proprio paese per una vasta serie di motivi. Questo è stato il caso di oltre 10 milioni di persone provenienti dall'Europa del Nord, centrale e orientale, come polacchi, tedeschi, greci, cechi, jugoslavi e slovacchi. Una fase fondamentale del programma di immigrazione iniziò con il Displacement Persons Scheme, piano per le persone esiliate, nel 1947, che portò oltre 170.000 esiliati in Australia.